Sono un po'... porco Diaz. Abbassati. Ah. Ho finito tutto. Vabbè, questo è stupido però. Ma che cazzo fai? Sono sceso un po' troppo. Bella ragazzi, qui Ron e bentornati in questo nuovo incredibile video. Oggi... Dopo tanto tempo oggi torniamo con i tanto amati cuzzoni in compagnia del Dredone e del De Luca. Allora, oggi cosa facciamo di bello? Un bel video di quelli quizzosi dove io trovo le domande e voi rispondete. Un video bellissimo dove loro hanno già lasciato like, perché dobbiamo raggiungere almeno i 15.000 like per avere altri video. Però se mettete like ovviamente vi cresce il cazzo, anche che siate donne. Cosa facciamo oggi? Oggi è un mixone tra Family Feud che abbiamo fatto in passato. Alcune domande di queste, se siete stati attenti negli scorsi episodi, potreste avere dei vantaggi. Secondo te, io mi ricordo che ho detto a ottobre del 2018. Topolino. Bro, Fantasia 2000. No. Allora. Sta di fatto che vi darò delle graduatorie, cioè vi farò delle domande che hanno come risposta una classifica. Voi dovete ovviamente rispondermi con la cosa più in alto della classifica, la prima, saranno tipo 5 solitamente le opzioni. Più mi date la risposta in alto, più punti sono. Quindi 5 alla prima, 4, 3, 2, 1. Simil Family Feud, però non saranno atteggiamenti o usi e costumi della gente, ma effettivamente le graduatorie. Quindi partiamo con la prima domanda per rompere un po' il ghiaccio. Parte il Dreddone. La prima domanda è: quale film facile ha avuto maggiori incassi nella storia del cinema? Ovviamente il primo posto è il più guadagnato. Fuck! Meno guadagni fino alla quinta. Meno guadagni. Ti dico subito il primo posto. Il primo posto. Avatar. Vaffanculo. Quale? Il primo. 5 punti a Grifondoro. Perché ne esistono più di uno? Vai. Endgame. Seconda posizione. Ah. Avete un errore a testa, dai, facciamo. Cioè, se tu ne dici uno che è fuori classifica, tocca a lui, poi tocca a te. Se me la risbagli ancora, sei fuori. Ah, sei fuori nel senso che si contano solo i punti che hai fatto, ma non puoi più rispondere. Esatto. Ti dirò, Interstellar. Sarà nei primi 5. Nope. Non è nei primi 5. Ti dirò Avatar 2. Ed è esattamente in terza posizione. Primo e terzo Avatar. Tu neanche ti sei accorto che è uscito, è terzo al mondo. Mai, ti giuro, non lo sapevo. Quarta e quinta mancano. Quarta e quinta, difficile quarta e quinta. Un cult del passato, tipo Titanic. Bravo. Quarta posizione. Yes. Mi manca la quinta. Allora io andrei su un qualcosa di banalotto, ma secondo me non ha fatto gli incassi dell'ultimo. Ti direi Avengers Infinity War. Era o sesto o settimo. Ti dirò... Boh, non lo so, sì. Inception, che ne so. No. È Batman di Nolan. Impossibile. Zio che era Star Wars, Il risveglio della forza. E dopo? Infinity War. Le canzoni più cercate su YouTube. Ok, parte la Delu. Ne abbiamo 5. Gangnam Style. No. Le canzoni più ricercate, non c'è Gangnam Style. Era sesta. Perfetto. Despacito. Secondo posto. Come secondo posto? Chi è il primo? La prima sai chi è? Baby di Justin Bieber. No, è possibile. Lui è fuori. Però sei fuori. Hai fatto due errori. Così. Canzoni più cercate su YouTube, 6 miliardi. Ma c'è chi ne ha fatte di più. Dredone, puoi portarti in gran vantaggio. Però che cazzo, non so i titoli delle canzoni. Ce n'è sicuramente una di Taylor Swift. 100%, però non so i titoli delle sue canzoni. Due sono veramente facili. Una, tra l'altro, era in un mio video precedente, l'avete anche risposta. Hai due tentativi. Uno puoi bruciarlo e l'altro no. Zimins in Paris. No? Ah, ok. No, non lo so, il Pulcino Pio, che ne so? No, ma il Pulcino Pio! Ma non lo so! Baby Shark, Despacito, Shape of You, Ed Sheeran. Ah, vero, c'è un botto del quanto. See You Again e Up Funk Town di Bruno Mars, che vabbè, era la difficile, era la quinta. Allora, questa secondo me è facile per il Dredone, difficile per Delu, ma mai dire mai nella storia. Dred, dimmi i primi 5 trasferimenti più costosi della storia del calcio. Sicuramente siamo sull'ordine dei 120, 130, 140 milioni di euro. Il più basso dei 5 è 127. Immaginavo. Sicuramente c'è João Félix. È la tua risposta definitiva? Boh, sì. È il quinto. A culo. Immaginavo. Paro a caso, Neymar. È il numero uno. Ma Delu che non sa di calcio si è fatto i suoi 5 punti facili, ma. Chi è che hanno pagato una svalangata di soldi? Guarda, per non perdere tempo ti dirò, anche che non è vero, ti dirò Haaland. No, ho pagato 40 milioni, penso. Mbappé. Secondo. Cazzo! 180 milioni nel 2018 dal Monaco al Paris Saint-Germain. Holy shit! Darò una mano soltanto, entrambi li ha comprati il Barcellona. Sergio Aguero, buono. Nope. Due giocatori del Barcellona, devi dire. Non saprei cosa dirti, non mi ricordo, Messi, ma non c'entra. No. Nope. Allora, Delu si è autoeliminato anche con la seconda risposta, sì. Quanto ho capito. Dembélé, 140
milioni. Che spreco. Dal Borussia e Coutinho. Dovete dirmi chi sono le 5 persone più ricche d'Italia. Allora, posso accettare il cognome della dinastia, esatto, senza, che mi da, senza che mi diate il nome effettivo di chi è? Agnelli. No. Allora, io però non so il cognome di questo, so dove lavora, che è il capo di Luxottica. Ah, cazzo, è vero, è vero. Se no ti dico Ferrero. Numero 1. Vabbè, Berlusconi, meme. Numero 3. C'è il numero 2 che è quello di Luxottica, sono sicuro. No. Non è quello di Luxottica. Sarà tipo il quinto quello. No. Il 2 e il 5 sono palesemente due marchi italiani, certo, famosi nel mondo. Armani, secondo, bravo. Della Valle? Nope. De lui è eliminato. Puoi dirmi il quinto se vuoi. Le ripeto, uno è Luxottica e uno è un qualcosa di farmaceutica. Tornaghi, che ne so. No. Il quarto, molto difficile, Massimiliano Landini Aleotti della Menarini. Dovrebbe essere un gruppo farmaceutico. Infatti, immagino. Vabbè, però al numero 5 c'è Piero Ferrari. Da casa, signori, io ho cercato con le mie capacità. Se qualcosa non torna, cioè... Ma perché poi il sesto è Ron? Il sesto sono io. Nella classifica. Con quanti milioni? Miliardi. Si parla di 7-8 miliardi, no? Dipende in che gioco. Certo. Questa è un'altra domanda che è del vostro settore, non potete veramente deludermi. Quali sono i 5 videogiochi più venduti di sempre? Allora, ovviamente per videogiochi intendi... Singolo. Esatto, cioè no, Call of Duty. No, okay. Esatto, cioè Call of Duty 4, 3, okay, 2, 1, okay, quello è un gioco. Sparane uno, Droid. The Last of Us, dai. Nope. Pokémon. Nope, a parte quale? Non valgono i brand. GTA 5. Secondo posto. Come secondo? Chi è il primo? Vi spoilero, Fortnite e Warzone non ci sono nei primi 5. Immaginavo. La memo, perché l'avevi detto l'altra volta, ma non so se è venduto. Secondo me non è venduto. Tetris. Volevo di pure. Terzo. Allora, GTA è il secondo, quindi c'è un gioco tripla che ha completamente dilaniato i record di GTA. Secondo me è... Non so se è tripla. Capito. Però il numero uno, raga, vi state dimenticando un pezzo importante. C'è qualche gioco che è assieme a GTA anche a noi ci ha accompagnato in tanti anni e ancora oggi lo giocano. FIFA. No, dai, per favore. Mi ammazzo. No, perché è un gioco singolo. FIFA dura un anno. Boh, sì, Red Dead Redemption, che cazzo ne so. Sotto ai primi 5, poco lì. Crysis. Sputatevi in faccia con Minecraft. Ah, perché si compra? Ah, no, 238 milioni di copie vendute. GTA 175 milioni. Outplayato. Tetris 100 milioni. Wii Sports 83 milioni. PUBG 75 milioni. Delu, dimmi i primi 5 più seguiti su Instagram al mondo. Il primo al mondo se la batte tra Kylie Jenner e The Rock. Kylie Jenner. Quarto. È il quarto, è stata superata. Ecco, no, becca di questa. Vai. Cristiano Ronaldo. Number one. Number one. Era in classifica. Vabbè, te l'ho detto. The Rock. Quinta. Allora, seconda e terza, c'è una donna e ti dirò anche chi è. Dimmi chi è. Ariana Grande. No, zio. Come no? È un'altra donna. Kim Kardashian. È un'altra donna, non vi bruciate così i vostri errori, ragazzi. Ah, però ce l'ho, scusami. Si è fatto male. Io vorrei rischiare. Dillo, Vorrei rischiarmela. Dillo! Frate, la sparo. Fuori di testa. Kabilame. Ma tu sei drogato. Selena Gomez. Sì, è anche l'ultimo tentativo per il numero 2. Justin Bieber non può essere. L'hai detto? No. Non è Justin Bieber. Errore. No, errore, zio, errore, l'hai detto con quel ghigno dicendo: vediamo che reazione fa con la faccia. Sai qual è il numero 2 che avete lisciato? Che era molto facile. Indovina un po'. Messi. Ronaldo, Messi, sono i primi 2. Geografia. Sì, ciao. È un piacere fare questo video. Mi dite adesso. Dov'è la Cina? No, è molto facile, molto facile. Non devi dirmi nessuna location particolare. Primi 5 paesi con più popolazione. No, più visitati al mondo. Guarda un attimo lì sotto, vedi se c'è la Cina. Non c'è. C'è la Russia. Uno dei più visitati, secondo me, la Spagna. Perdone, secondo posto. Francia prima. Primo posto. Il terzo paese più visitato al mondo, frate, è il Giappone. È il quarto, secondo me. No. Devo dire per forza l'Italia e dirò l'Italia, quindi tu considerala. Però, secondo me, non è la terza. È la quinta o la quarta. È la quinta. Ti dirò Stati Uniti d'America. Terzo. Ve lo volevo dire io adesso. Vabbè, ti dirò l'Inghilterra. No. Io ti dico la Cina. Quarta posizione. L'ultima è un po' meme. C'è una graduatoria delle password più usate in Italia. Occhio. Dobbiamo dire la password? Sì. Quali sono le 5 password più usate dall'italiano medio? Prova 1, 2, 3. No. Però vedete quante cifre so, che ne so. Vi do 2 errori a questa, ragazzi. È complicato. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4. Qual è il limite minimo? Non può essere troppo piccola perché non te l'accettano, ovviamente. Deve essere minimo di 6. Quindi è 1, 2, 4, 5, 6. Ok, Dave, hai cercato la numero 1. Capito. Ma l'altra quali sono? Era 1. Ah, te dico questa? Password. La 3. Bello, bello, bello. Allora vi dico una di 9, una di 4 e una è di 8. Prova. Beh, da 5 lettere, prova. Allora ti dirò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. È la seconda. Dai, manca la quarta e la quinta. 1, 2, 3, 4. No. Computer. No, me le dico. La quarta era ciao. E alla quinta c'è Juventus. Ma dai, ma vaffanculo, dai. Ma che sa di? Oh, raga, è così l'ho trovato. Sei serio? Sono serio, Juventus. E tu ti domanderai, ma queste graduatorie chi le ha fatte? Vai subito a controllare i siti che prendono i dati. Esatto. Da quali siti? E poi vai a provare tutte le mail con quelle password. Io, sapete, io inculavo le mail di MSN con questo metodo. Signori, grazie mille. Ma lo hai fatto tutto sdraiato il video? Grazie per aver visto il video. Mi raccomando, un bel like, un commentino per avere altri video drogheggianti. Adesso possiamo anche dare la parola del giorno da scrivere nei commenti, seguita poi dal commento vero e proprio. Prego, De Luca. Scrivete la vostra password nei commenti. Oppure mandate una foto delle tette a Teo. Questa già la possiamo accettare più volentieri. Alla prossima, signori. Grazie mille. Ciao.